Un vecchio e insensibile di nome Ebenezer Scrooge è seduto nel suo ufficio di contabilità in una gelida vigilia di Natale. Il suo impiegato Bob Cratchit rabbrividisce nell'anticamera perché Scrooge si rifiuta di spendere soldi per accendere i carboni ardenti per il fuoco. Il nipote di Scrooge, Fred, fa visita allo zio e lo invita alla sua festa di Natale annuale. Anche due signori corpulenti passano a chiedere a Scrooge un contributo per la loro beneficenza. Scrooge reagisce ai visitatori delle feste con amarezza e veleno, sputando un arrabbiato "Bah!" o "Boog!" in risposta al buon Natale del nipote. Più tardi quella sera, dopo essere tornato nel suo appartamento buio e freddo, Scrooge riceve una visita agghiacciante dal fantasma del suo defunto socio, Jacopo Marley, dall'aspetto rabbrividente, racconta la sua sfortunata storia come punizione per la sua vita avida ed egoistica. Il suo spirito è stato condannato a vagare per la terra, appesantito da pesanti catene. Marley spera di salvare Scrooge dal condividere lo stesso destino. Marley informa Scrooge che tre spiriti gli faranno vista durante ciascuna delle 3 notti successive. Dopo che lo spettro scompare, Scrooge crolla in un sonno profondo. Si sveglia pochi istanti prima dell'arrivo dello spirito del Natale passato, uno strano fantasma infantile con una testa luminosa. Lo spirito accompagna Scrooge in un viaggio nel passato, ai Natali precedenti dei primi anni del brontolone, invisibile a coloro che osserva. Scrooge rivisita i suoi giorni di scuola infantile, il suo apprendistato con un allegro mercante di nome Fezziwig, e il suo fidanzamento con Belle, una donna che lascia Scrooge perché la sua brama di denaro eclissa la sua capacità di amare un'altra persona. Scrooge, profondamente commosso, versa lacrime di rammarico prima che il fantasma lo riporti a letto. Lo spirito del Natale presente è un gigante maestoso vestito con la pelliccia verde. Porta Scrooge attraverso Londra per svelare il Natale, come accadrà quest'anno. Scrooge osserva la numerosa e vivace famiglia Cratchit preparare un banchetto in miniatura nella sua misera casa. Scopre il figlio storpio di Bob Cratchit, Tiny Tim, un ragazzo coraggioso la cui gentilezza e umiltà scaldano il cuore di Scrooge. Lo spettro poi porta sempre Scrooge da suo nipote per assistere alla festa di Natale. Scrooge trova la gioia dell'unione deliziosa e supplica lo spirito di rimanere fino alla fine dei festeggiamenti. Con il passare del giorno lo spirito invecchia e diventa notevolmente più vecchio. Verso la fine della giornata mostra a Scrooge due bambini affamati, ignoranza e bisogno, che vivono sotto il suo cappotto. Scompare all'istante quando Scrooge nota una figura scura e incappucciata che si avvicina a lui. Lo spirito del Natale che verrà conduce Scrooge attraverso una sequenza di scene misteriose relative alla recente scomparsa di un uomo senza nome. Scrooge vede uomini d'affari discutere delle ricchezze del defunto, alcuni vagabondi scambiare i suoi affetti personali col denaro contante e una povera coppia esprimere sollievo per la mancata del loro spietato creditore. Scrooge, ansioso di imparare la lezione del suo ultimo visitatore, implora di sapere il nome di chi era venuto a mancare. Dopo aver supplicato lo spirito, Scrooge si ritrova in un cimitero con lo spirito che indica proprio una tomba. Scrooge guarda la lapide e rimane scioccato nel leggere il suo stesso nome. Implora disperatamente lo spirito di cambiare il suo destino, promettendo di rinunciare ai suoi modi insensibili e avidi di onorare il Natale con tutto il cuore.
Wash all'improvviso si ritrova al sicuro nel suo letto, sopraffatto dalla gioia per la possibilità di redimersi e grato di essere tornato al gioco di Natale. Scrooge, come in strada, sperando di condividere il suo ritrovato spirito natalizio, manda un gigantesco tacchino di Natale a casa Cratchit e partecipa alla festa di Fred, con la sorpresa soffocata dagli altri ospiti. Con il passare degli anni mantiene la sua promessa e onora il Natale con tutto il cuore. Tratta Tiny Time come se fosse suo figlio. Fa regali sontuosi ai poveri e tratta i suoi simili con gentilezza, generosità e calore. Grazie per l'ascolto e al prossimo video.